Deliveroo Plus è gratis per tutti gli utenti di Amazon Prime. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e anche oggi parliamo qui davanti alla macchinetta del caffè, la nostra chiacchiera, le nostre news, le nostre novità sul mondo tech. Oggi parliamo di Deliveroo perché appena chiuso un accordo con Amazon e diventa molto interessante sia dal punto di vista marketing che anche come posizionamento questo accordo. Da oggi per tutti i clienti di Amazon Prime ci sarà la possibilità di avere un abbonamento annuale a Deliveroo Plus Silver, anche per i nuovi iscritti, senza costi aggiuntivi. Questo abbonamento permette agli abbonati di Amazon Prime di avere consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini che hanno almeno 25 euro, non chiaramente oltre alle offerte esclusive. Se ci pensate bene, ad oggi Amazon Prime ci permette di avere le spedizioni gratuite, i film gratuiti su Prime, lo storage, cioè il salvataggio di foto, file in maniera importante, le partite di Champions League, e ad oggi c'è anche un sistema di delivery abbastanza importante. Quindi, quale sarà il prossimo passo? I miei complimenti vanno ad Anna Costi, Head of Marketing e Prime di Amazon Italia, e chiaramente all'amico Matteo Sarzanai di Deliveroo, perché ad oggi, no, la parola d'ordine è chiaramente tutti fare fatturato, fare utili, ci sta, ma i comportamenti sono sempre abbastanza divisi e divisori, cioè ognuno va per la sua strada, e quando ci sono delle unioni, delle partnership anche banali, piccole, dei tentativi di fare delle cose insieme, secondo me vanno sempre un po' sottolineati, anche perché queste partnership vanno da una parte verso le aziende nel chiaramente potenziare e moltiplicare il proprio valore, ma anche per i consumatori, no? Perché dobbiamo avere mille servizi tutti scollegati, e invece possiamo averne uno insieme che in qualche maniera ci unisce, che ci dà la possibilità di fare un passaggio invece che due. Questo, secondo me, in Italia non è banale. E quindi utilizziamo questo esperimento, questa news di oggi, per fare anche una sorta di riflessione a noi come professionisti, noi come aziende. Siamo capaci poi di fare network, di unire le forze anche con potenziali futuri competitor, no? Perché insomma, Amazon potrebbe domani aprire il proprio sistema di delivery, no? E chiaramente Deliveroo in qualche caso potrebbe essere un competitor nell'acquisto di alcuni prodotti dei supermercati su Amazon. Ora stiamo prendendo con le pinze questo esempio, però perché noi non lo facciamo? Dovremmo in qualche maniera stimolarci anche a far così, no? Cioè io per esempio mi piace quando faccio delle co-conduzioni con dei colleghi, oppure quando cerco di aiutare come autore un conduttore a una produzione video o un podcast, no? Non devo essere sempre la star, non devo essere sempre il primo. Ogni tanto i progetti vanno soprattutto bene perché si uniscono delle forze, delle teste anche simili ma diverse, che in qualche maniera moltiplicano il proprio valore e quindi anche il proprio risultato. E con questo spirito di collaborazione, di network, chiudiamo la puntata di oggi. Vi ricordo che se vi è piaciuta potete mettere 5 stelle su Spotify, oppure anche la recensione su Apple Podcast, e anche venirmi a supportare su Patreon, anche con una cifra simbolica di 3 euro, patreon.com/Mario Moroni. E lì entrerete nella community e avrete anche tanti bei benefit. Ci sentiamo domani mattina, fate i bravi e buona giornata.